Ragazzi, questo è il tutorial di Mortamai di Lazza. Allora, innanzitutto la posizione praticamente delle ottave, partendo subito, è un'ottava un po' più in bassa, cioè se questa è l'ottava centrale, praticamente non la prima ottava, la seconda ottava con la mano sinistra, la terza ottava invece con la mano destra. Allora, riguardo cosa bisogna capire, facciamo praticamente una suddivisione prima di una mano e poi dell'altra. Ok, quindi praticamente partendo con il brano che fa così, vanno praticamente suonate le suddette note, cioè il Fa, poi il Mi bemolle, Re, Si bemolle e Do. Quindi sostanzialmente sarà una cosa del genere. Ovviamente ripetizione, cioè va suonata sostanzialmente per 2 volte. Per rendere invece la cosa un po' più difficile, cioè si può aggiungere anche come altra nota suonato ovviamente con il Fa, con il Mi bemolle e con il Re assieme al Si bemolle, quindi sarà una cosa del genere. Quindi poi da solo il Si bemolle e poi il Do, quindi così. Mentre poi l'altra parte dell'inizio praticamente della canzone fa così, cioè praticamente c'è un alternarsi di queste 2 note, il Re e il Si bemolle, quindi così. Quindi fa per 3 volte, la stessa cosa anche con l'altro accordo, quindi il Re e La. E poi si ripete. Destra, ovviamente l'ottava rimarranno per il momento queste, però poi appunto ci andiamo a progredire appunto su questo lato della tastiera, perché ovviamente tutta la canzone in ottave basse non si può fare, questo è soltanto l'inizio. La mano sinistra invece, quindi una volta capita la mano destra, la mano sinistra avrà praticamente questi accordi, e ovviamente non suonerò il Do perché a me il Do non è accordato, il Do basso, quindi praticamente suonerò così. Però ha fatto una cosa del genere. Quindi l'accordo è quello del Do minore, se non ricordo male, poi il Mi bemolle, poi sostanzialmente abbiamo il Sol e poi infine il Fa. Quindi sarà così. Ovviamente sempre su questa parte dell'ottava del pianoforte, quindi così. Io farò finta di schiacciare anche quel Do, quindi sarà così. Così. E infine così. Per fare ovviamente proprio l'inizio, questi sono soltanto gli accordi. Dipende ovviamente sempre dall'allenamento della mano, cioè la mano sinistra può effettivamente andare a fare una cosa più articolata, quindi praticamente con l'arpeggio, oppure semplicemente una progressione di note o semplicemente l'accordo così. Quindi dipende praticamente dalla nostra facilità nel suonare le note, cioè dall'allenamento più che altro. Quindi sarà una cosa del genere. La meccanica va fatta praticamente un alternarsi di note dalla mano destra alla mano sinistra. Lo possiamo capire ad esempio proprio in questa parte qui, quando si fa. Oppure suonare semplicemente con la mano sinistra queste tre note. Quindi fa. Quindi stopparsi con la mano sinistra e poi andare avanti. Quindi un alternarsi di note. Sarà una cosa del genere. Nel caso della cover mia di Mortomai, cioè preferisco appunto l'arpeggio con la mano sinistra, quindi praticamente fare una cosa del genere.
cioè suonare sostanzialmente l'ottava, no, in do, quindi il do basso e il do alto, e poi praticamente fare una progressione verso questa nota qua, che in questo caso è il mi bemolle, quindi sarà una cosa del genere. Anche con gli altri accordi, quindi oppure così, perché suonando per una cosa del genere, quindi poi suonando praticamente il mio bemolle sarà così. Quindi praticamente c'è una progressione di queste note qui. Pure per quanto riguarda il sol, ovviamente voi suonando praticamente assieme cioè con tutte e due le mani, prenderete dimestichezza, quindi sarà molto più semplice. All'inizio capisco che, cioè, sarà difficile, è stato difficile pure per me, però poi successivamente sarà appunto facile. Quindi la prima parte verrà così. È praticamente aggiungere queste tre note una volta che lo facciamo per la seconda volta diciamo, il ritornello. Quindi poi, una volta finita la prima parte, si passerà alla seconda parte. Si fa questa seconda parte partendo dalla mano destra, cioè ci sono praticamente queste note da suonare, quindi il re, poi il la, poi il si bemolle. Quindi praticamente va fatta una progressione di queste note qui: re, la, si bemolle, la, si bemolle, do, re, quindi questa tempistica qua. Seconda parte della canzone è a vostra scelta se farla praticamente di un'ottava più in alta, di un'ottava più bassa, cioè in questo caso è preferibile farla sempre di un'ottava più in bassa, proprio perché nella continuazione delle note, quando si fa appunto quell'ultima parte, non aspettare e fare praticamente traslazione di un'ottava più in alto, si può fare semplicemente, cioè direttamente così. Praticamente capito il meccanismo di stare praticamente sempre su quest'ottava oppure di un'altra ottava. Ovviamente quello dipende sempre dal tempo che ci mettiamo nel spostare le mani per capire praticamente dove che si trovano le note da suonare. Quello ovviamente dipende da noi. E possiamo praticamente continuare. Quindi la mano destra, abbiamo detto che le note sono le seguenti: re, la, si bemolle, la. Quindi c'è una ripetizione di queste due note. E poi do, re, quindi di un'ottava più bassa sarà così. Ovviamente questa cosa va fatta per due volte, quindi praticamente va fatta per due battute. Thank you.
Bene, una volta fatta praticamente la mano destra, bisogna capire appunto come fare la mano sinistra. Gli accordi in questione sono il Sol, quindi praticamente anche già capire qual è l'ottava, con appunto le due note, le due estremità, in questo caso sono Sol basso e Sol alto. Quindi così, poi successivamente la nota appunto di prima, cioè quella che viene prima, poi successivamente abbiamo il Mi bemolle e poi il Fa minore. Quindi sono queste tre note. Sinistra. Trovarmi meglio sempre con la tempistica, sempre dell'alternarsi delle note, quindi faccio sempre con la mano sinistra questa sorta praticamente di, non so se è un arpeggio, comunque questo accordo fatto appunto in questo modo, quindi suonare in questo modo le note, quindi Sol, Re e Sol, e poi continuare con queste due. Ovviamente sempre con l'alternarsi della mano destra, poi successivamente anche con il Fa. Qui potete fare praticamente con l'arpeggio così, allungarvi fino a qui, quindi con il Mi bemolle, con il Sol, oppure fermarvi qui. Quindi prendendo l'alternarsi delle note, la mano destra, la mano sinistra, fatto in una maniera molto più semplice, così. Più veloce per due volte sarà così. Nel caso invece avete deciso praticamente di spostare la mano destra di un'ottava più in alta, si può anche aggiungere un'altra nota nella mano destra, quindi nel momento in cui si fa in cui praticamente si suonano queste note qui, si può praticamente aggiungere questa nota oppure questa nota in base ovviamente all'accordo, quindi se nel caso dell'accordo di Sol è così. Nel momento in cui si passa al Fa c'è la traslazione anche qui da Sol al Fa, quindi poi nuovamente il Sol più diciamo la più difficile, però in realtà è proprio quella che dà melodia alla canzone, perché la canzone è tutta bella in realtà. Però questa è proprio la particolarità. Quindi bisogna fare. C'è un'altra volta il cambio di accordo, quello praticamente della parte iniziale, quindi sempre il Do minore, poi il Mi bemolle, poi successivamente sempre il Sol e poi il Fa. Quindi sarà così. Ovviamente la mano sinistra decidete voi se fare praticamente un arpeggio, quindi oppure schiacciare semplicemente la nota così. Una vostra scelta, io però prediligo appunto l'arpeggio, che è così. Quindi in questo caso, anche senza fare praticamente il saltello di nota dal Do a Mi bemolle, nel caso di questo accordo, si può fare anche così. Thank you.
Sicuramente per quanto riguarda questa parte, la parte difficile, come ho detto appunto prima, è la mano destra. Ci sono praticamente queste note da suonare. Io ho fatto una ripetizione di questo tipo. Mi bemolle, poi il sol, poi il do. Sol. Quindi una ripetizione di questo tipo. Nel momento in cui si passa con l'altro accordo, ho fatto praticamente, vanno suonate queste tre note, quindi. Quindi c'è praticamente anche un cambiamento di nota, la mano destra dalla prima parte. Quindi vi dovete praticamente concentrare su queste tre, su queste quattro note, scusate, Sol, Do, Re e Mi bemolle. Poi quando si passa praticamente alla seconda, al secondo accordo. Quindi sono praticamente queste altre quattro note, quindi questa, il Sol, il Re. Le mie bemolle rimangono uguali, mentre quella che cambia praticamente è il Do, che anziché essere Do è mi bemolle, scusate, il Si bemolle, questo tasto nero qui. Quindi da così. Appunto, suonata poi consecutivamente, le note uno dopo l'altro, la melodia poi esce da sé. C'è bisogno soltanto di un po' di allenamento. Poi successivamente, una volta capito praticamente la meccanica, perché poi la meccanica è sempre la stessa, dalla prima e la seconda, soltanto che cambia la nota. Poi qui c'è praticamente un'altra progressione di note. Progressione di note appunto con il La, quindi questa per tutte e due gli accordi rimane praticamente uguale, quindi il La, poi il Mi bemolle, poi il Do e poi il Re, quindi sarà una cosa del genere. La seconda parte praticamente c'è soltanto la metrica praticamente delle note è la seconda, quindi sarà soltanto un ripetersi di queste tre note, quindi proprio alla fine dell'ultimo accordo, quindi quando si fa. Ovviamente questa parte si può fare sempre di un'ottava più in basso oppure di un'ottava più in alta, però nel momento in cui c'è sostanzialmente il ritornello si passa in un'ottava più in alta, perché sennò poi appunto la canzone è un po' troppo monotona, quindi sarà di questo tipo. Appunto la parte iniziale, soltanto che c'è un'elaborazione, diciamo, di più note. In questo caso lo volevo fare con il doppio in basso, soltanto che sta un po' rotto, quindi non riesco a farlo. Preferisco sempre la tonalità dell'arpeggio, quindi poi nel momento in cui si passa a Mi potrei fare anche questa cosa. Oppure sempre con il metodo classico. Allungo le note anziché fermarmi semplicemente con questa corda di Mi bemolle al Sol, vado avanti, suono anche queste due.
gli stessi. Poi quando ovviamente c'è la seconda parte cantata di Lazza, dopo appunto il ritornello, riprendono sempre gli stessi accordi. Particolarità è che praticamente nel secondo nel ritornello, sostanzialmente, cioè dopo il ritornello, vi è, anziché suonare per due volte questa parte qua, e per due volte anche questa parte qui. Suonata una volta sola, quindi si suona due volte questo. Se appunto riuscite a fare la prima metà della canzone, poi verrà da sé anche appunto la seconda parte. Cambierà poi appunto soltanto l'ultima parte che fa. Quindi poi praticamente sempre nell'ultima parte c'è soltanto questo cambiamento dove bisogna suonare appunto questo accordo qui. La parte un po' più compressa, se la volete fare, è proprio quella del ritornello, perché il restante della canzone è uguale sia nella prima metà che nella seconda metà, e il ritornello cambia un po'. Io, come ho detto appunto prima, preferisco l'arpeggio in questo caso, quindi l'accordo di Do. Quindi sarà la mano destra sempre di questo tipo. Qui resterà a voi la scelta se fare sempre così. Oppure aggiungere praticamente anche questa nota. Ovviamente quando trasla qui, trasla anche la mano destra. Un'altra particolarità, nella seconda parte del drop del ritornello c'è sostanzialmente un altro cambiamento. Quindi anziché suonare sempre, nel momento in cui suonate praticamente questo accordo qui, c'è proprio il vero cambiamento della canzone, quindi fa. Quindi anziché fare sempre la stessa cosa con la mano destra, ha fatto una cosa del genere, quindi praticamente si allunga si bemolle assieme a sol, poi a re e poi sempre da soli il si bemolle e do, quindi. Parte, poi dopo appunto quando andrò a suonare tutta quanta completa per farvi sentire appunto la cover, e sostanzialmente va fatto di un'ottava più in basso, quindi nella ottava in cui siamo partiti. E questo è semplicemente il tutorial di Mortonoi.
La seconda metà è uguale, identica, cambia soltanto praticamente la metrica, cioè non è più praticamente due battute per ogni metro, il primo metro è questo. E poi l'altro è questo. Soltanto che nel primo caso va fatto sempre per due volte, nel secondo caso non più due volte, ma bensì una volta solo per poi passare appunto al ritornello tipico della canzone. Quindi questo è il tutorial di Molto Mai, anzi nei commenti fatemi sapere se volete appunto altri tutorial. Ci ho messo un po' a farlo, devo essere sincero, però purtroppo è la prima volta che lo faccio, quindi anzi se ci sono delle cose che volete appunto dirmi nei commenti. Li leggo tutti i commenti, non vi dovete preoccupare. Quindi adesso farò appunto la cover di Molto Mai, come sono sempre appunto abituato a farlo.